Ogni 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. È una giornata importante in cui tutte le singole organizzazioni dedicate all'autismo esistenti in tutto il mondo si riuniscono per collaborare insieme nella ricerca scientifica. È un momento di consapevolezza e di riflessione per tutti, istituzioni e singoli, per comprendere il valore della diversità e promuovere misure di sostegno alle loro famiglie. La scuola rappresenta un tassello fondamentale in questo cammino verso l'inclusione. Nella nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Montalto Taverna, da sempre attiva sul fronte della valorizzazione delle diversità. Quest'anno celebriamo questa giornata attraverso un racconto a più voci, dove parole ed immagini si tingono di blu. Ma cos'è l'autismo? Non è facile definirlo, anche perché parliamo di una sindrome che coinvolge ogni aspetto della persona e può manifestarsi con diverse combinazioni, rendendo ogni persona affetta da autismo unica. A definirlo, a raccontare questo mondo lontano, ci hanno provato scrittori e poeti. Ascoltiamo le loro voci. L'autismo, in questo grande mondo, così vario, così tondo, non funziona qualche cosa, perché la gente non riposa, sempre molto operosa, indifferente a ogni cosa. Eppur qualcosa di importante c'è, vuoi sapere che cos'è? Il suo nome è autismo, che nulla ha a che fare col mutismo. Il suo colore è di un azzurro profondo che si diffonde in tutto il mondo, ma non come il virus letale che in ogni paese fa tanto male. È invece inteso come amicizia e come coraggio, che ognuno di noi ha un grosso vantaggio. Vantaggio di amare con tutto il cuore in questo mondo tondo, spesso con poco amore. Mi chiamo Christopher John Francis Boone. Conosco a memoria i nomi di tutte le nazioni del mondo e delle loro capitali, e ogni numero primo fino a 7507. 8 anni fa, quando incontrai Siobhan per la prima volta, lei mi mostrò una faccina e io imparai cosa significava essere tristi, che era come mi ero sentito quando avevo trovato il cane morto. Poi mi mostrò un'altra faccina ed io imparai che significava essere felici, che è quello che mi succede quando leggo delle missioni nello spazio dell'Apollo, oppure quando sono ancora sveglio alle 3 o alle 4 di mattina e passeggio su e giù per la strada, fingendo di essere l'unico superstite sulla Terra. Poi disegnò altre faccine, ma io non sono stato capace di dire cosa significassero. Allora chiese a Siobhan di disegnare tante di queste facce e di scrivere vicino a ognuno di esse il loro esatto significato. Però era molto difficile decidere a quale di questi diagrammi corrispondesse l'espressione delle loro facce, perché le facce delle persone cambiano molto velocemente. Quando lo raccontai a Siobhan, lei prese un pezzo di carta e una matita e disegnò un'altra faccina. Disse che il mio modo di fare faceva sentire le persone così. Poi scoppiò a ridere. Così strappai il foglio originale e lo gettai via. E Siobhan mi chiese scusa. Adesso, ogni volta che non capisco quella che la gente dice, chiedo che cosa significa, o mi volto e me ne vado. Io per voi sono un alieno, amico da scoprire. Un esempio di mondo che funziona alla rovescia. Scoprirci belli, ridere con noi, è possibile. Leggete e saremo più vicini. Essere autistici è vivere sulle punte, insicuri in ogni momento. Noi ragazzi senza parole soffriamo. Un amico aiuta a sorridere, a capire che la vita nostra, solitudine, non deve diventare. Il gioco serve ad usare bene la nostra testa. Con il gioco anche noi possiamo imparare a stare bene con gli altri. Noi giochiamo diversi, ma giocare con voi e sentirvi vicini diventa speciale per noi. Queste sono le parole di Andrea Antonello, ragazzo autistico, che nel libro Le parole che non riesco a dire prova a farci entrare nel suo mondo. Oggi un filo blu, come il colore che dal 2007 è stato scelto per dipingere la realtà dell'autismo, nelle sue mille sfumature, unisce i nostri pensieri e le nostre voci. Incomunicabilità non significa non volerli bene. Incomunicabilità non significa non mostrargli affetto. I bambini con autismo hanno difficoltà nelle relazioni, cioè
non riescono a stare con gli altri, non comunicano e si isolano. Oggi sono molti i centri di terapia che seguono i bambini autistici al fine di far superare il muro di incomunicabilità che li separa dagli altri. L'autismo non si cura, ma si capisce. Consapevolezza. Il 2 aprile è la giornata della consapevolezza dell'autismo. L'essere consapevole significa avere cognizione, coscienza di cosa significa autismo, ma in modo profondo. La consapevolezza ci fa comportare in modo diverso nella nostra vita, ci fa accettare e avvicinare l'autismo in modo vero ed autentico. Questa parola richiama l'attenzione sui diritti della persona nello spettro autistico per contribuire a migliorare la loro qualità di vita, delle loro famiglie e sostenere la ricerca. Il blu è il colore dell'autismo. In questa giornata molte piazze e monumenti di tutto il mondo si colorano di blu. Nel 2007, quando le Nazioni Unite fissarono questa giornata, gli organizzatori spiegarono che il blu, in quanto tinta enigmatica, ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza. La sicurezza, intesa non solo nel presente, ma anche nel futuro, serve per assicurare una vita libera e protetta, sia per le persone autistiche che per i loro familiari. Tra le diverse spiegazioni ufficiali del blu, un'associazione argentina definisce tale colore brillante come il mare in un giorno d'estate e altre volte scuro che si disperde nella tempesta. E concludiamo dicendo: blu, come il cielo, attraverso cui questo nostro racconto arriverà fino ad ognuno di voi, nella speranza che riusciamo sempre di più ad ascoltare e a comprendere l'altro.